Allora, buonasera e benvenuti a questa terza giornata di Valencia in Festa. Al mio fianco, per chi non lo conoscesse, per i pochi che non lo conoscono, il professore Diego Fusaro, filosofo, saggista, autore di un bellissimo libro che si chiama Pensare altrimenti. Fra poco approfondiremo anche diverse tematiche. In questa serata a dialogare con il professore c'è insieme a me anche Alessandro De Salvo, che è uno scrittore, un economista, autore di un libro molto bello pubblicato nel 2011 in un periodo molto simile a questo, poi spiegheremo perché, professore. Quindi buonasera e benvenuto anche ad Alessandro De Salvo, benvenuto soprattutto al professore Diego Fusaro, chiederei un applauso visto che è il nostro ospite. Allora, per i pochi che faccio cenni biografici, per le poche persone che non sanno chi è il professore Fusaro, diplomato al Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino, dove è nato a 36 anni, giusto? Ho detto bene. Il professore Fusaro ha conseguito la laurea in filosofia della storia e successivamente la laurea magistrale, correggimi se... corretto, con una tesi in storia della filosofia moderna su Karl Marx. Presso l'Università degli Studi di Torino. Una curiosità, nel 2019 è stato candidato a sindaco a Gioia Tauro, è vero? Il microfono. Questa è una curiosità. Perché proprio Gioia Tauro? Beh, Gioia Tauro perché intanto ho dei cari amici di Gioia Tauro con i quali mi pregio di collaborare sul piano culturale da molto tempo. E poi perché Gioia Tauro è il punto più difficile d'Italia, come sapete. Quindi bisogna ripartire dal luogo più difficile per salvare il paese. Quella è la Oggi sfida. È docente all'Istituto Alti Studi Strategici e Politici di Milano. Sì. Perfetto. Allora, giusto per fare qualche cenno biografico, entriamo nel merito di questa discussione, di questa conversazione. Partiamo dal titolo del libro, che sta andando molto bene, sta ricevendo diversi consensi, diversi apprezzamenti. Il titolo è Pensare altrimenti. Perché pensare altrimenti? Sì, il mio libro Pensare altrimenti è un tentativo di proporre un pensiero differente rispetto a quello che la globalizzazione capitalistica ci sta imponendo. Su tutto il giro d'orizzonte sta prevalendo oggi un pensiero unico generalizzato. Io nel libro dico che così come dopo il 1989 si è venuto profilando un nuovo ordine mondiale con centralità assoluta dei mercati, con potenza incontrastata degli Stati Uniti e con nuovo imperialismo coattivo che coinvolge tutti i popoli del pianeta nel modello unico, così si è prodotto anche un nuovo ordine mentale, una specie di pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto che si impone come il solo praticabile, il solo degno di essere seguito. Chiunque non si allinei con i dogmi e con la catechesi, perché talvolta a tratti parareligiosi, del nuovo ordine mentale viene immediatamente diffamato, silenziato e ostracizzato con altrettante categorie della neolingua liberista che servono puntualmente a negare il diritto di parola a chi non è allineato con l'ortodossia del nuovo ordine mentale. Abbiamo una galassia ricchissima, devo dire, di termini che sono effettivamente parole degne di quello che in Orwell era il newspeak, la neolingua, con tante categorie che non hanno altro obiettivo se non quello di delegittimare il pubblico o parlare del nostro interlocutore, in fondo, no? Pensate a come viene oggi utilizzata la categoria di fascismo, ad esempio, in maniera del tutto destoricizzata, senza alcun rapporto con l'esperienza realmente storicamente esistita del fascismo. Allo stesso modo la parola comunismo viene utilizzata in maniera del tutto destoricizzata, con un fine che è lo stesso poi rispetto a quella con cui si usa la parola fascismo, è quella di negare il diritto di parola all'interlocutore in questione. Per inciso, mentre stiamo parlando, anche per dare carne e sangue al discorso che stiamo facendo, alcune reti sociali particolarmente in auge hanno rimosso in blocco i profili di tutta una serie di fascisti italiani e insieme di tutta una serie di comunisti cubani, no? Perché l'idea appunto è che il diritto di parola ce l'abbia solo chi aderisce ai canoni del pensiero unico politicamente corretto, che è politicamente liberale, economicamente liberista
diciamo, come nuovo ordine mentale e globalista. Quindi viviamo inconsapevolmente in un regime. Sì, in un regime glamour, però è un regime molto cool e trendy, che ha una sua forma suadente, che riesce a essere accattivante, che ci tratta non più come sudditi ma come consumatori. Questa è la nuova forza del potere totalitario della civiltà dei mercati, che è un potere edonista e permissivo. Questa è la differenza rispetto al fascismo o ai comunismi novecenteschi. È un totalitarismo glamour, seducente, che non ha più bisogno di mettere la divisa. Un tempo si metteva la divisa, si metteva la camicia nera o si metteva la casacca del colore del regime di turno, però poi si produceva sempre una dissociazione fra la divisa e la coscienza. Chi era costretto a mettere la divisa, non appena tornava a casa e la toglieva, tornava a se stesso con la propria coscienza libera. Nel totalitarismo dei consumi invece non c'è imposta nessuna divisa, potete vestire come volete, però non c'è più quella dissociazione fra coscienza e divisa, cioè voi avete venduto l'anima alla civiltà dei consumi senza nemmeno saperlo. Tant'è che in teoria possiamo vestirci tutti allo stesso modo, ma poi ci vestiamo tutti allo stesso, tutti in modo diverso, ma ci vestiamo poi tutti allo stesso modo in realtà, no? L'omologazione della civiltà dei consumi. Questo era un punto che aveva già colto anche Pasolini, devo dire, negli anni 70, quella che è la nuova cifra del totalitarismo della civiltà dei consumi, che è più totalitario rispetto agli altri regimi perché occupa la coscienza. Nei vecchi regimi era occupato il corpo con la divisa, con i simboli del potere, ma la coscienza non era mai del tutto occupata. C'era sempre uno spazio per una possibile disobbedienza e indocilità ragionata. Nella civiltà dei consumi invece questo spazio viene meno. Il sistema dominante non ha più bisogno di reprimere i corpi quando si è impadronito delle coscienze. E allora farei entrare in scena proprio Alessandro, vai. Leggendo il volume, Mimmo, dai il microfono così evito di... leggendo il volume ho colto da profano della filosofia il significato della parola dissenso. Il significato della parola dissenso, il dissenso è un atteggiamento di opposizione ad un ordine costituito. L'ordine costituito in quanto potere dominante. In questo momento vorrei chiederle, il dissenso c'è o non c'è? E perché c'è o non c'è? E soprattutto, chi è in questo momento l'ordine costituito, cioè il potere dominante? Sì, in effetti non abbiamo precisato che il mio libro si intitola Pensare altrimenti, ma anche un sottotitolo che è Filosofia del dissenso, perché è un tentativo di prospettare una definizione filosofico-politica del dissenso, che è una categoria chiave non soltanto della politica evidentemente, ma ancor prima della filosofia, anzi potremmo dire è un concetto filosofico sul cui fondamento si radicano le pratiche della politica. In fondo la politica ha sempre a che vedere anche con forme plurali del dissenso, che vanno dall'antagonismo alla ribellione, dalla rivoluzione allo sciopero e così via. Sono le forme in cui si cristallizza quella cellula originaria che è il dissenso. Il dissenso, come dice la parola stessa, implica un movimento reattivo rispetto a un consenso di partenza. Può esservi dissenso solo dove vi sia un consenso. Cioè il dissenso è il gesto di chi si oppone in qualche modo a un ordine mentale, appunto, prevalente e dominante. Il dissenso è sempre quello di chi dice no, essenzialmente, di chi si oppone a qualcosa. Un esempio che io adduco nel mio libro è l'esempio che portava un sociologo del Novecento, Irving Goffman, che era il sociologo della drammaturgia dell'agire sociale. Quando a teatro cala il sipario, in automatico scatta l'applauso. Ecco, il vero dissenso è quello di chi si trattiene all'occorrenza, se non ritiene degno di applauso lo spettacolo. Cioè il dissenso ha sempre a che vedere con un gesto della coscienza che si oppone rispetto a questo, al prevalente ordine delle cose. Oggi il dissenso, per venire alla domanda sul nostro presente, il dissenso a mio giudizio è molto ridotto, vorrei dire. La nostra è una società a dissenso limitato. Intendiamoci, ci sono forme di dissenso che si trovano su tutto il giro d'orizzonte, anzi, ma sono forme di dissenso che in realtà sono già
alimentate dal consenso alla civiltà dei consumi, in verità, che anzi sono forme di dissenso conservativo, io lo chiamo, forme di dissenso con cui i dissenzienti in realtà ripropongono da un diverso punto di vista l'ordine dominante in quanto tale. Posso portarvi un esempio, se volete, che è abbastanza vicino anche a noi. Quando gli antagonisti, i giovani antagonisti dei centri sociali scendono in piazza gridando libera circolazione, no border, sembra una frase di ragionevole dissenso, in realtà è la parola d'ordine del capitale. Cioè, abbasso i confini, libera circolazione, la parola d'ordine del capitale oggi, che vuole appunto ridurre il mondo a un unico mercato liscio, senza confini, senza barriere, in cui tutto circoli liberamente di moto onnidirezionale e prevalga appunto il Vangelo della libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Ecco, quindi forse talvolta anche il dissenso, o quello che riteniamo essere dissenso, in realtà duplica la civiltà dei consumi. Qui allora sorge una domanda fondamentale, a mio giudizio: come capire quando c'è un reale dissenso e non un dissenso conservativo? Perché è una domanda che dobbiamo porci, credo. Io credo che ci sia una spia ineludibile che ci segnala il fatto che siamo al cospetto di un dissenso autentico e non di un dissenso conservativo. Un altro esempio di dissenso conservativo, per porre un esempio, è quando nelle piazze si scendeva, penso al 99 o negli anni seguenti, a manifestare contro la dittatura dell'Iraq di Saddam Hussein, contro la dittatura di Gheddafi poi in Libia, e in questo modo si favoriva la pratica dell'interventismo in nome dei diritti umani e quindi il bombardamento di aree che il potere prestabilito aveva già deciso di bombardare da tempo. Quindi era un dissenso che rinsaldava l'ordine costituito. Ecco, come facciamo a dire che siamo al cospetto di un dissenso autentico quando la reazione del potere è evidentemente quella di una inassimilabilità del dissenso in questione? Cioè, una teoria è dissenziente, o più genericamente un nostro modo di pensare è dissenziente, quando il potere dominante, quale che sia, non può far sua quella teoria, non può usarla a proprio uso e consumo, ma può soltanto combatterla. Questa è la prova fondamentale per capire dove vi sia un dissenso realmente dato. Da chi è rappresentato oggi il potere dominante? Il potere dominante oggi è rappresentato, si dice, i mercati, no? Che è una cosa in realtà astratta. I mercati sono un rapporto sociale molto preciso, i mercati sono il nome spersonalizzante che la classe dominante dà al proprio rapporto di forza egemonico. Quando noi leggiamo i mercati sono scontenti per un governo, ad esempio, oppure i mercati insegneranno agli italiani come votare, in realtà non esistono i mercati come divinità autonoma, esiste un rapporto di forza di cui il mercato è espressione, che è a beneficio della classe dominante, si sarebbe detto una volta. La classe dominante oggi, sbagliano molti che sono ancora nell'alveo del vetero del paleomarxismo, la classe dominante non è la borghesia, il ceto medio, che forse era tale negli anni 40 e 50. Oggi la classe dominante è uno sparuto gruppo di apolidi della finanza, di cinici ammiragli del capitale liquido finanziario e del big business globalizzato, che essenzialmente colpiscono ogni giorno la classe dominata, che invece è composta dalle vecchie classi lavoratrici, il proletariato urbano di fabbrica studiato da Marx e poi da Gramsci, ma anche il vecchio ceto medio. Il vecchio ceto medio borghese è stato disgregato dai processi di globalizzazione infelice ed è precipitato nell'abisso di questa nuova classe magmatica dominata, che non è più il proletariato sic et simpliciter, ma è quella che io chiamo nei miei lavori il precariato. Il precariato è una classe che subisce la globalizzazione e che è precarizzata non solo sul piano contrattuale, i lavoratori, o appunto contrattuale e lavorativo anche i lavoratori indipendenti. Pensate al fenomeno delle finte partite IVA, no? Pensate al fenomeno delle finte partite IVA, che sono solo astrattamente degli autonomi, in realtà fanno parte appieno della classe lavoratrice tradizionalmente intesa, di cui però non hanno nemmeno le condizioni
basiche di tutele, peraltro. La classe dominante è questa, sono gli apolidi della finanza, i cartolarizzatori del futuro dei popoli, sono i signori dell'e-commerce globale, i colossi del capitale delocalizzante, sono quelli che appunto, come anche la Bibbia del cosmopolitismo capitalistico Forbes indicava, l'1%, il famoso 1%, sono i signori del capitale che stanno generando un mondo a propria immagine e somiglianza. Dalla sua riflessione mi ha colpito una cosa, dice: può parlarsi di vero dissenso rispetto a un dissenso più effimero o comunque inefficace nel momento in cui il potere costituito reagisce per reprimere. Sì. Noi non siamo assolutamente in questa fase, mi pare di capire, però nel momento in cui, le faccio questa domanda, il presidente Mattarella ha, probabilmente esautorando i suoi poteri costituzionali, ha, probabilmente perché lo dicono dei costituzionalisti, ha deciso di non nominare il ministro Paolo Savona, che aveva messo in discussione con un piano B ben spiegato e ben teorizzato il sistema dell'euro sul quale si regge l'architettura neoliberista dell'Europa. Lì io l'ho vista come una forma di repressione, come una forma di minaccia talmente forte nei confronti del potere costituito che c'è stata una risposta abbastanza netta e reprimente. Possiamo leggerla in questo modo? Certo che sì, in termini generali, al di là del caso specifico, funziona in questo modo, a mio giudizio, il rapporto di forze, diciamo così. C'è la classe dominante, apolide finanziaria, ci sono le classi dominate, precarizzate, che subiscono il dominio non solo materiale, perché le condizioni dell'esistenza sono gestite dalla classe dominante, ma subiscono anche le condizioni culturali. Cioè la classe dominante ha l'egemonia perché gestisce non solo i mezzi della produzione di merci e di speculazione finanziaria, ma gestisce anche i mezzi della produzione intellettuale tramite il clero giornalistico e il circo mediatico, la cui unica funzione è fare in modo che i dominati non maturino mai il dissenso verso i dominanti. Cioè la sola funzione degli intellettuali, o meglio del clero intellettuale, regolare giornalistico o secolare accademico intellettuale, è quella di fare in modo che i dominati, anziché sollevarsi contro i dominanti, ne accettino l'ordine e si muovano con le categorie stesse dei dominanti. Faccio alcuni esempi. Grazie all'ordine mentale gestito dai padroni del discorso e dai mondialisti e dai loro architetti, diciamo così, la globalizzazione, che è evidentemente il terreno ideale per il conflitto di classe gestito dai dominanti, perché permette di delocalizzare ove convenga, spostando la produzione dove non ci sono i diritti o le tutele dell'ambiente, è chiaro che la globalizzazione è l'eldorado per la classe dominante, ma per la classe dominata è il massacro. Per questo io ho usato l'espressione globalizzazione. La globalizzazione è la globalizzazione, cioè l'abbassamento delle condizioni generali della classe lavoratrice su scala planetaria. Insomma, in Italia non è un mistero che stiamo regredendo sul piano delle condizioni del lavoro. Cioè la novità della Belle Époque post 1989 è che oggi per la prima volta il capitalismo sta trattando l'Occidente e l'Europa come una delle sue colonie fra le tante. Questa è la novità. Come condizioni del lavoro, stiamo precipitando in condizioni del lavoro degne del Bangladesh o dell'India. E perché questo avviene? Ma è semplicissimo, grazie al gioco della libera competitività e della globalizzazione. Se tu, operaio di Fiat Mirafiori, devi competere con l'operaio del Bangladesh, è evidente che non saranno i tuoi diritti e le tue conquiste ottenute con le proteste di piazza a traslarsi verso il Bangladesh, ma sarai al contrario tu costretto a rimuovere le tue conquiste per essere più competitivo, evidentemente. Quindi è evidente che la globalizzazione dovrebbe essere avversata da parte della classe dominata,
che dovrebbe invece reintrodurre forme di protezionismo per tutelare i propri diritti e non dover competere col Bangladesh, con la Cina o con l'India. È semplicissimo, è talmente evidente. Invece la forza dell'ideologia dominante è tale per cui anche i dominati si muovono con le mappe dei dominanti e celebrano la globalizzazione come se fosse una chance infinita. Ho fatto questo esempio, se ne possono fare molti altri. Ecco, da questo punto di vista, lasciatemi dire, la classe dominante non ha bisogno di ricorrere alla violenza, perché ha l'egemonia culturale, cioè ha il dominio insieme al consenso, per usare una dicotomia gramsciana, c'è il dominio e il consenso e quindi c'è l'egemonia. Il problema sorge però quando la classe dominante ha il dominio ma perde il consenso. Qui iniziano i problemi per la classe dominante, perché se hai il dominio ma non hai più il consenso, l'unico modo per esercitare il dominio è la violenza, la repressione, ed è quello che a mio giudizio avverrà sempre più negli anni seguenti. In fondo, piani di volo in questo senso li abbiamo visti in Francia, no? Le giubbe gialle, i gilets jaunes, di cui si è parlato sporadicamente, per parlare anche di attualità, che cosa sono stati se non una grandiosa ed eroica protesta del basso contro l'alto, dei ceti dannati della globalizzazione contro i signori apolidi del mondialismo, in Francia rappresentati dal prodotto in vitro dell'élite bancaria Rothschild Macron. Che cosa sono state le giubbe gialle? Questo. Attenzione, ponete in relazione, per capire tutto il discorso che ho fatto, forse in maniera molto astratta e filosofica, prendete in considerazione il diverso trattamento che hanno avuto falsi dissenzienti come Carola Rackete o Greta Thunberg, elogiati in prima pagina costantemente sul rotocalco turbomondialista La Repubblica, sul Ministero della Verità del Corriere della Sera e così via. Erano i dissenzienti buoni, Bisogna sempre insospettirsi quando la classe dominante celebra i dissenzienti, forse siamo al cospetto del dissenso conservativo di cui dicevo. Prendete in esame per converso il trattamento riservato alle giubbe gialle, le quali non chiedevano in maniera belante pace, pace, ambiente, ambiente. No, è ovvio che l'ambiente va tutelato, ma l'ambiente si tutela cambiando modello di sviluppo, non scendendo in piazza dicendo e lasciando poi le immondizie per terra, tra l'altro dicendo pace, pace, ambiente, ambiente. L'ambiente si tutela rovesciando il modo capitalistico della produzione e ponendo al centro il rispetto, direbbe Heidegger, il rispetto per l'essere nella sua totalità. Ecco, quindi questo è il primo punto. Pensate a Carola Rackete, la capitana Carola, incensata su tutti i rotocalchi a reti unificate. In realtà era un dissenso conservativo il suo. Perché? Perché porti aperti, spero di non deludere l'immaginario di nessuno, porti aperti non c'entra nulla con l'emancipazione, con le sorti del socialismo, porti aperti è il discorso del capitale. Porti aperti, open society, apertura di tutto, è il discorso del capitale che vuole vedere la libera circolazione. Pensate invece alle giubbe gialle. Le giubbe gialle non solo non erano in prima pagina su Repubblica incensate, ma erano represse col meccanico impedimento, direbbe Gramsci, cioè col manganello in Francia, nel sangue, e diffamate permanentemente dai padroni del discorso nostrani, anche da quelli gallici, tedeschi e quant'altro. Questo è interessante. Forse ricorderete come prova massima di quanto sto dicendo una surreale intervista televisiva a Fabio Fazio sul primo canale nazionale, mi pare che fosse, dove dialogando con Macron, non prima di aver specificato che la vera capitale d'Italia è Parigi, forse ricorderete, in quel dialogo disse a un certo punto, c'era la questione delle giubbe gialle calda ancora, no? Un giornalista, immagino, avrebbe dovuto chiedere: ma cosa ne pensa del ritorno del dissenso? Questa è la domanda. Cosa ne pensa del ritorno del popolo in piazza che protesta non per l'ambiente o per i porti aperti, ma per i salari, per avere più sovranità, più diritti sociali, più sfera pubblica contro il privato globalista? Invece ricorderete forse che Fabio Fazio chiese una sola cosa al presidente Macron, quasi appellandolo sire peraltro, gli chiese soltanto: cosa ne pensa Macron del ritorno dell'antisemitismo in Europa?
No? Le giubbe gialle, un movimento composito e articolato di protesta per i diritti sociali, i salari, diventava l'antisemitismo a proposito di neolingua. Questo è la prova, forse ho portato un esempio tra i tanti, per comprendere e discernere il vero dissenso che non può non incontrare l'odio e l'avversione da parte del potere e dei padroni del discorso, i cani da guardia del potere, i mandarini dell'ordine costituito da una parte, e il falso dissenso che in realtà è un dissenso che conserva e riproduce i moduli della civiltà alienata di cui siamo abitatori. Secondo lei ci può essere una cooperazione in qualche modo internazionale basata più su interessi e diritti sociali che non sulle regole del libero mercato? Sì, non solo ci può essere sul piano... Fino a che punto può spingersi, allora, dal punto di vista dell'organizzazione politica? Allora, direi che quanto da lei detto è possibile sul piano ontologico e doveroso sul piano morale. Ecco, distinguendo le due cose. Possibile sul piano ontologico perché la storia è il luogo aperto delle possibilità, non c'è nulla di irreversibile. Chi dice che l'euro è irreversibile, che la globalizzazione è immutabile, che l'ordine esistente è intrasformabile, sta in realtà, per così dire, compiendo un'opera di ideologia, sta cioè trasformando i propri desiderata in un ordine destinale immutabile. Il mondo è intrasformabile, sì, se rinunziamo a trasformarlo. L'Unione Europea è immutabile se ci dispensiamo dalla fatica del mutarla, evidentemente. Nella storia, a differenza di quello che avviene nella natura, non c'è nulla di irreversibile, no? Voglio dire, se c'è uno tsunami che distrugge un territorio, quello è irreversibile probabilmente, ma non c'è nulla di irreversibile nella storia invece, tant'è che dopo il 1789 si può fare il congresso di Vienna, tant'è che dopo il 1989 si possono perdere diritti che erano stati conquistati e che i nostri nonni mai si sarebbero sognati di pensare potessero andare perduti. Quindi ontologicamente è possibile, basta mutare la nostra immagine del mondo, cambiare quello che io dico il coefficiente di inevitabilità. La realtà non è soltanto quello che c'è dinanzi a noi, la realtà è ciò che c'è più ciò che potrebbe esserci a partire da ciò che c'è, cioè la possibilità rientra appieno nelle modalità del reale. Bisogna crederci. Bisogna concepire la realtà non come un solido cristallo immutabile, ma come l'esito interminabile di un agire. La realtà è il mondo, è quello che noi facciamo di esso. Non c'è un mondo dato che preesista al nostro agire. Il mondo in cui viviamo, la società, l'economia, la giurisprudenza, esiste come qualcosa di posto, che ha una sua esistenza obiettiva, ma esiste in quanto posto, appunto, l'esito del nostro agire, l'esito di una prassi. Punto primo. Punto secondo, dal mio punto di vista sulla questione europea voglio essere molto chiaro, l'Unione Europea non è un progetto neutro o mirante al benessere corale dei popoli d'Europa, l'Unione Europea nasce come progetto chiaramente politico orientato a difendere quello che chiamerei il progetto liberista. L'Unione Europea è una reazione post 1989 delle classi dominanti che, dopo aver chiuso il rapporto con il comunismo novecentesco rimasto sepolto sotto le macerie del muro, potevano passare a chiudere i conti anche con gli stati sovrani nazionali. Gli stati sovrani nazionali erano, se vogliamo dire così, l'ultimo fortilizio di resistenza a difesa delle democrazie e dei diritti sociali. Ecco perché il global capitalismo doveva dare l'assedio agli stati sovrani nazionali. L'Unione Europea serve a questo essenzialmente, a favorire un transito post-nazionale insieme post-democratico, che così vorrei spiegare con due immagini. La prima, il teorema della cessione di sovranità, il grande inganno che sta alla base del costrutto dell'Unione Europea. Così lo sintetizzo. Popoli europei, cedete la vostra sovranità nazionale per poi riappropriarvene su scala maggiore come popoli dell'Europa. In realtà abbiamo ceduto la nostra sovranità nazionale di italiani, spagnoli o greci senza mai riaverla indietro come popolo europeo, l'abbiamo ceduta a enti terzi privati come la Banca Centrale Europea, come una realtà che non ha nulla di democratico. Il Parlamento Europeo svolge una funzione coreografica, non decide nulla di fatto. Secondo punto, l'ordine mentale è quello che ci ripete puntualmente che lo Stato è in quanto tale, con la sua sovranità, perigliosamente
fascista, regressivo e nazionalista. Lo Stato nazionale può essere regressivo, aggressivo, barbarico e violento, in parte lo è stato nel Novecento, ma non dimentichiamo il fatto che lo Stato nazionale è anche stato il luogo delle grandi conquiste sociali delle classi lavoratrici ed è stato il luogo in cui soltanto nella modernità è esistita la democrazia. La democrazia nel mondo moderno, imperfetta finché volete, migliorabile, è esistita sempre e solo nella cornice degli stati sovrani nazionali. Questo è il punto. Per dire molto semplicemente e sintetizzando argomenti che meriterebbero un'altra più analitica analisi, ecco. Vabbè, per quello c'è il libro. Sì, appunto, però direi così: lo Stato nazionale è un fenomeno dialettico. Può dar luogo al nazionalismo aggressivo imperialista, ma può dar luogo anche, storicamente ha dato luogo a entrambe le realtà, alle socialdemocrazie, al rapporto di compromesso fra Stato e mercato. No, pensate al New Deal. Il New Deal, il keynesismo. Si può fare keynesismo in assenza dello Stato nazionale? Certo che no, evidentemente. Non si può intervenire politicamente nell'economia se manca lo Stato nazionale sovrano come vettore di questo intervento. Ecco, il progetto della classe dominante è stato... Meno confini, meno barriere, più mercato. Più mercato, ma soprattutto il grande teorema era questo, sintetizzando. Rinunziate alla sovranità nazionale dello Stato perché essa porta all'imperialismo, alle guerre e all'aggressività. In realtà l'obiettivo era di togliere lo Stato sovrano nazionale per togliere le democrazie, per favorire una transizione post-democratica che traslasse i centri del potere dai parlamenti nazionali ai consigli di amministrazione post-nazionali. Per inciso, si usa molto a sproposito, secondo me, la categoria di sovranismo in un'accezione da neolingua, appunto, negativa. Ma se ci pensate, e anche populismo, ma se ci pensate, l'articolo primo della Carta Costituzionale Italiana, che altro è se non la base di ogni manifesto populista e sovranista? Dice l'articolo primo che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. Cosa, in fondo, democrazia vuol dire sovranità popolare nello Stato. Democrazia vuol dire che c'è la sovranità del popolo che si autodetermina nello spazio di uno Stato sovrano nazionale, a sua volta sovrano, appunto. Il segreto degli architetti del globalismo e degli euroinomani di Bruxelles, come io li chiamo, gli architetti di questa tecnocrazia repressiva che è l'Unione Europea, hanno utilizzato la via della rimozione della sovranità degli Stati per annientare in pari tempo la sovranità popolare negli Stati e quindi per far perdere quote di democrazia alle realtà europee. Questo è lo stratagemma, se vogliamo dire così. Che fare rispetto a questo? A mio giudizio è impensabile pensare, come dicono alcuni, di andare in Europa e cambiare l'Europa dall'interno. No? È impossibile questo, perché l'Unione Europea, con i suoi trattati di Maastricht e di Lisbona, è così strutturata come un veicolo creato ad hoc con il volante bloccato per andare dritto lungo i binari del liberismo. Quale che sia il pilota a bordo, esso non potrà sterzare, sarà costretto ad andare dritto per la sua strada. L'unica cosa che può fare il pilota, posto il fatto che andando dritto lungo la retta del liberismo precipita nell'abisso, l'unica cosa che può fare è saltare fuori dall'auto portando con sé quanti siano a bordo, per cercare che cosa? Il ritorno alla sovranità nazionale, sì, ma non nel senso di un nazionalismo regressivo che crei di nuovo conflitti fra Italia e Francia, fra Germania e Grecia, stante il fatto che di conflittualità come oggi nel quadro dell'Unione Europea non se ne registravano più a questi livelli di intensità, direi da dopo il 1945, se ci pensate. Quindi anche in ciò sta la falsità del teorema: l'Unione Europea ci protegge dai conflitti. Tra Germania e Grecia è già in atto un conflitto di tipo economico, evidentemente, da tempo. Ma poi pensate anche, a proposito di Unione Europea che ci protegge dai conflitti, nel 99 gli aerei che partivano dall'Italia o dalla Francia per bombardare Belgrado erano in Europa o non era più Europa in quel momento l'Italia e la Francia? Ma chiusa la parentesi su questo aspetto,
Occorre quindi uscire dalla Unione Europea, riconquistare la sovranità nazionale e creare quello che io chiamo l'internazionalismo sovranista, che non è né il mondialismo liberista né il nazionalismo vecchia maniera. L'internazionalismo implica il fatto, come dice la parola stessa, che ci siano le nazioni. Internazione, rapporto internazione vuol dire che ci siano nazioni plurali, sovrane, che si rapportano fra loro in maniera pacifica. Questo è il punto fondamentale. Il vero internazionalismo non può esistere se non esiste la nazione sovrana, evidentemente. Ecco perché da un lato abbiamo, oggi la situazione è tragica ma non seria, vorrei dire, perché da un lato abbiamo le sinistre fucsia cosmopolite, come io le chiamo, che confondono l'internazionalismo di Gramsci con il cosmopolitismo di Soros e di Rockefeller, che è un'altra cosa evidentemente. L'internazionalismo di Gramsci pensava a nazioni sorelle, ma non all'annientamento delle nazioni a beneficio del mercato globale. Dall'altra, con un paradosso poi, perché le sinistre fucsia sono quelle che giurano lealtà all'Unione Europea e poi al tempo stesso dicono che vogliono tutelare i lavoratori, ma per la contraddizione che non lo consente non puoi farlo, perché se aderisci all'Unione Europea aderisci a un progetto liberista che va nella direzione opposta. Dall'altra abbiamo le destre bluette, come io le chiamo, liberiste, che sono quelle che certo recuperano l'idea di sovranità nazionale, ma la recupero in una chiave che non è senz'altro di tipo socialista e democratico dal mio punto di vista. Recuperano l'idea della sovranità nazionale per fare politiche liberiste su scala nazionale, cioè per tutelare sempre la parte del capitale dal mio punto di vista. Manca la casella di un sovranismo internazionalista, democratico e socialista. Questa è la cosa fondamentale. Allora, professore, andiamo adesso ai temi proprio di strettissima attualità, no? Superiamo le categorie destra e sinistra, perché dal discorso, dal ragionamento che lei faceva, che tu facevi, ormai siamo, le categorie sono diverse. Abbiamo elite e popolo, o ancora meglio, neoliberisti e sovranisti, dico bene, giusto? Però adesso andiamo ai temi di stretta attualità, perché siamo andati in vacanza col governo giallo-verde, abbiamo fatto un passaggio alla papete e poi ci siamo ritrovati, tornando alle ferie, con un governo giallo-rosso che tu chiami giallo-fucsia, giusto? Ecco, cosa è successo in questo periodo? Io lo chiamo giallo fucsia perché di rosso non ha essenzialmente nulla, cioè ha forse il sangue dei lavoratori che scorrerà in nome del teorema ce lo chiede l'Europa, ma di rosso non c'è nulla, perché di rosso bisognerebbe mettere ad esempio la tassazione non sulle merendine dei bambini o sul prelievo dei contanti dei lavoratori e dei ceti medi, bisognerebbe mettere la tassazione delle transazioni finanziarie ad esempio, le ipertassazioni sui colossi dell'e-commerce ad esempio, ma di questo non c'è traccia evidentemente. Una piccola precisazione dal mio punto di vista: la contrapposizione non è oggi tra neoliberisti e sovranisti, perché anche tra i sovranisti ci sono neoliberisti. Bolsonaro in Brasile è un pessimo esempio di liberismo sovranista, per modo di dire, perché poi è una dépendance degli Stati Uniti di fatto il Brasile di Bolsonaro. Ma ad ogni modo la direi in questi termini, preciso: il conflitto oggi è tra thatcheriani liberisti da una parte e keynesiani dall'altra, se vogliamo dire così, o più precisamente, meglio ancora, tra cosmopoliti del capitale e insieme anche thatcheriani liberisti e sovranisti da una parte, e dall'altra abbiamo invece l'idea di un sovranismo che sia socialista, internazionalista, come dicevo. Questa è la vera dicotomia dal mio punto di vista. Il paradosso sta nel fatto che manca una rappresentanza vera di quest'ultima posizione. C'è un vuoto, certo che c'è un vuoto macroscopico evidentemente, perché manca una parte che sia socialista e sovranista insieme. Cos'è accaduto nella vicenda estiva su cui mi sollecitate? Dal mio punto di vista è accaduto che quello che doveva accadere, cioè questo governo giallo-verde, che era un governo che non era essenzialmente né di destra né di sinistra, ma era un governo sicuramente inviso ai signori del capitale, bastava vedere il modo in cui i padroni del discorso trattavano il governo giallo-verde, non ci vuole molto a capire cosa è realmente dissenso, dicevamo, guarda come viene trattato dai padroni del discorso e capisci cosa è organico e cosa no all'ordine costituito.
hanno provato in ogni maniera a determinare una caduta di questo governo giallo-verde, ci hanno provato con i mercati nervosi, ci hanno provato con lo spread, ci hanno provato con la magistratura, ci hanno provato con le armi di immigrazione di massa. Alla fine è stato lo stesso Matteo Salvini a consegnare lo scalpo del governo giallo-verde. Dal mio punto di vista l'immagine è quella del comandante che abbandona la nave, ecco. E dall'altra parte i gialli, cioè i verdi hanno fatto questo, i gialli però non hanno fatto nulla per impedire che ciò avvenisse, quindi è stata una dissoluzione interna essenzialmente, che se noi ci atteniamo alla superficie fenomenica della realtà non ha ragione d'essere, non esiste quello che è accaduto, deve esserci qualcosa che noi non vediamo e che sta più in alto di noi, perché la spiegazione di Salvini non ha alcun senso, dire che è caduto il governo perché non gli facevano fare le cose che voleva. Intanto questo, il governo giallo-verde ha fatto di più di tutti gli altri precedenti, basta vedere cosa hanno fatto. Poi soprattutto dopo le elezioni europee, dove aveva ottenuto a man bassa il primato assoluto, Salvini era nelle condizioni di fare tutto ciò che desiderava, gli altri erano ridotti quasi a una sorta di condizione di necessaria subalternità. Quindi non è quello l'argomento credibile dal mio punto di vista, c'è qualcos'altro, forse il rapporto con la Cina ad esempio, no? Non dimentichiamo che ci troviamo nel bel mezzo di una guerra per ora commerciale fra Stati Uniti e Cina, vedi il caso Huawei, vedi il nostro governo è stato un governo sicuramente per molti versi atlantista, nella componente leghista soprattutto, non si è mai fatto. Lo leggi così anche il tweet di Trump a Conte? Sì, o è un caso? Il cinguettio di Trump a Conte è interessante perché da un lato dà piena fiducia al nuovo governo giallo-fucsia, che quindi ha il favore oltre che di Bruxelles anche di Washington. Interessante anche il plurale che usava Trump, Giuseppi Conti, non so se facesse riferimento al fatto che ce n'è più d'uno di Conte, forse perché uno era l'avvocato del popolo, l'altro è diventato l'avvocato dei mercati, ma ad ogni modo è interessante questo aspetto che tu dici, ma soprattutto vorrei dire che quello che è accaduto riguarda, a mio giudizio, rapporti molto più grandi del semplice paese Italia. Il rapporto con la Cina, ad esempio, dicevo, il governo giallo-verde aveva rapporti sicuramente buoni con Washington, sempre stato, soprattutto nella componente leghista. Uno degli aspetti che io criticavo di questo governo, infatti, del precedente governo, era l'eccessivo atlantismo, però aveva anche aperto alla Cina, non dimenticate, aveva aperto alla Cina in modo i sovranisti nostrani dicevano che non bisognava aprire la Cina perché sennò la Cina ci avrebbe invaso, ma la Cina ci ha già invaso di fatto. Se riusciamo a rendere bilaterale magari il commercio senza trarne solo il nocumento, magari è meglio. Però no, al di là di questo, ci sono state delle aperture alla Cina, ma anche pensate alla posizione sul Venezuela. L'Italia è stato l'unico paese d'Europa ad avere una posizione di non interventismo sul caso venezuelano. E questo è stato un aspetto unico nel panorama europeo. Quindi per tutta questa serie di motivi, secondo me, la situazione del governo italiano era particolarmente invisa a un certo punto e si è fatto in modo che venisse meno il governo e che non si andasse a votare. No, fa un po' ridere che alcuni dicano andiamo a votare dopo che hanno staccato la spina al governo. No? Non è che si può votare ogni volta che a qualcuno passa in testa che possono essere cambiati gli umori del paese, si va a votare. Bisognava stare sul ponte di comando e non staccare la spina e andare avanti ostinatamente per la propria strada, a mio giudizio. Ciò detto, adesso è la stagione del giallo fucsia, cioè se il giallo verde, adesso la nuova tonalità autunnale diventa il giallo fucsia, il giallo verde era una tonalità, diciamo, del popolo. Io credo, sono dell'83, non ricordo un governo con tale adesione e consenso del popolo come quello giallo-verde. Se quello era il governo del popolo, quello che si sta formando, che si è formato in questi giorni, è squisitamente il governo dell'elite. No, ma anche lì basta vedere la reazione del sistema mediatico organizzato. Vi pongo alcuni esempi interessanti. Trump che fa l'elogio, soprassediamo. Juncker che celebra Conte come il nuovo Tsipras. No, Tsipras, ricorderete, quello che ha portato lo scalpo del suo popolo a Bruxelles. Oettinger, quello che diceva che gli italiani avrebbero imparato dai mercati come
votare, che dà fiducia all'Italia e dice che è un buon governo quello che si sta creando. Tant'è che lo spread è ai minimi storici. Lo spread giubila anch'egli, i mercati si sono acquietati, è arrivata anche la benedizione di Mario Monti, non vorrei dire, no? Credo che il posizionamento di Mario Monti sia piuttosto chiaro nello scacchiere dei rapporti di forza e della lotta di classe, diciamo così, no? Il fatto che appunto Mario Monti abbia benedetto il governo è quod erat demonstrandum, cioè la prova che è un governo dell'elite e per l'elite. Ora, ho fatto la mia analisi critica verso la Lega, faccio la mia analisi critica verso il 5 Stelle, fermo restando, non mi nascondo dietro un dito, io sono stato un sostenitore fermo del governo giallo-verde, pur non essendo io né leghista né 5 Stelle, ma quello era il governo del laboratorio populista e sovranista italiano, era un caso unico in Europa quel governo. Bene, si è dissolto, il 5 Stelle poteva fare una cosa, o cercare in ogni modo di riaggiustare i cocci per il bene dell'Italia, o, se non era possibile, stare autonomo e creare una propria egemonia, diventare esso stesso soltanto il polo sovranista e populista non allineato con l'elite, e non l'ha fatto, oppure poteva scegliere di suicidarsi andando con i fucsia, che è quello che ha fatto, secondo me. Però, professore, succede questo. Succede che a un certo punto abbiamo l'Europa non più contro l'Italia, ma l'Europa con l'Italia. Il mainstream dice, cosa dice? Abbiamo agli affari economici, che è con un portafoglio di peso, non più Moscovici, che il francese Moscovici, ma l'italiano Gentiloni. Abbiamo sempre la BCE ancora per pochi mesi, Draghi, che ha utilizzato questo bazooka criticato tra l'altro dagli stati, proprio notizia delle ultime ore, dall'Olanda, dall'Austria e dai falchi tedeschi. Abbiamo margini di manovra superiori rispetto a un anno fa per la manovra finanziaria che da qui a fine anno questo governo dovrà studiare e presentare. Che scenari si aspetta? È migliorata secondo lei la situazione, secondo quello che dice il mainstream, oppure dobbiamo aspettarci uno scenario molto simile a quello del 2011, quando Monti prese il posto di Berlusconi a Palazzo Chigi, tant'è vero che questo governo, Conte, viene spesso associato, soprattutto da Salvini, a Monti. Sì, direi così, che il fatto che chi sta in Europa sia italiano, francese o greco non è in automatico una certezza che tuteli gli interessi del popolo italiano, francese o greco. Abbiamo molto spesso delle figure che certo hanno una loro nazionalità d'origine, ma che semplicemente rappresentano nel loro paese d'origine gli interessi del capitale finanziario. Il caso prima evocato di Mario Monti, secondo me, era emblematico. Mario Monti era l'uomo dei mercati, era l'uomo dell'Europa, rappresentava l'Europa essenzialmente in Italia. Lo stesso si può dire di molti altri governi. Da questo punto di vista, il fatto che ci sia un italiano non deve essere una garanzia, non lo è necessariamente, se quell'italiano non tutela gli interessi dell'Italia, ma tutela gli interessi del capitale finanziario, vorrei dire. Del resto, non dimentichiamoci, pongo un solo elemento che può essere interessante. Vi ricordate Barroso, il portoghese Barroso? Finita la sua esperienza nelle istituzioni europee, quindi ha tutelato il popolo portoghese in Europa, diranno i più, finito la sua esperienza, torna a Lisbona a governare. Finita l'esperienza in Europa, Barroso è entrato non mi ricordo se in JP Morgan o in una grande compagnia bancaria, voglio dire, no? È una sorta di hanno trovato la formula alchemica per trasformare i banchieri in politici e i politici in banchieri, no? Una sorta di circolarità perfetta. Ma anche Monti e Prodi, che sono andati a occupare ruoli nelle istituzioni importanti, hanno avuto un passato nell'attività finanziaria e bancaria, cioè la forza del capitale sta nel creare una circolarità perfetta tra uomini di banca e uomini di politica, no? Di modo che
gli uomini di banca possano intervenire nelle questioni della politica, senza che mai la politica possa realmente intervenire nelle questioni di banca. Questo è il segreto fondamentale. Oggi il rotocalco turbomondialista alla Repubblica titolava in maniera significativa mai più guerra con l'Europa, questo era il titolo in prima pagina, che ritradotto significa una cosa sola: ciò che Bruxelles comanda Roma fa. D'ora in poi ciò che Bruxelles comanda Roma fa ed esegue cadavericamente. Questo significa non fare guerra all'Europa, di fatto. E quindi questa è la situazione. Le istituzioni europee sono giubilanti al cospetto del nuovo governo, perché esso è il nuovo governo che soddisfa appieno i desiderata di Bruxelles. E questo è il punto fondamentale. E cosa devono fare gli italiani per uscire da questo processo che sempre il mainstream dice è irreversibile, non si può tornare indietro, non si può uscire dall'Europa? Intanto il Regno Unito sta uscendo, c'è cioè il processo della Brexit che in tutti i modi vogliono fermare. Ma io vi svelo che a mio giudizio non usciranno dall'Unione Europea. L'Unione Europea è un gioco che quando inizi non puoi più smettere. E come Jumanji, ricordate quel film un po' tragico di qualche anno fa, Jumanji, dove iniziavi questo gioco e pensavi poi a un certo punto voglio uscire, mi sono stufato di giocare, ma non puoi più smettere di giocare, sei costretto a rimanere fino alla fine. Secondo me impediranno in ogni maniera l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Tra l'altro il caso dell'Inghilterra è interessante perché rivela il fatto che può esserci un sovranismo anti-europeista ma liberista a sua volta, perché la grande oppositrice dell'Unione Europea al tempo era Margaret Thatcher, ma non certo perché avesse a cuore le sorti delle classi lavoratrici, che anche all'occorrenza fece massacrare brutalmente. Semplicemente aveva capito, con una certa visione profetica, che l'Unione Europea sarebbe stata l'Unione Europea sotto la guida teutonica e non inglese, ed era per questo che faceva valere le sue riserve, ed è per questo che l'Inghilterra nella parte più conservativa, liberal, è contro l'Unione Europea. Che poi per accidens sia un bene che si sia contro l'Unione Europea è un altro discorso, però questo è il punto su cui vorrei sottoporre la vostra attenzione. Per cui cosa possono fare gli italiani? Ma a mio giudizio possono anzitutto prendere coscienza della situazione in cui siamo, cioè prendere coscienza della realtà in cui ci troviamo. La formazione culturale è la prima base per maturare poi un'opposizione ragionata rispetto all'ordine delle cose. Prendere coscienza del fatto che oggi manca una vera opposizione, a mio modesto modo di vedere, manca una vera opposizione al modello unico dominante, perché non basta dire siamo sovranisti per dire che si è contro il modello del capitalismo globalista. Bisogna, per le ragioni che dicevo, può esserci un sovranismo liberista anche. Io credo che occorra invece un sovranismo, dicevo, internazionalista e socialista. Questa è la differenza. Perché politicamente nessuno tenta di occupare questo spazio? Perché è rimasto vuoto. Allora, per l'ovvia ragione che è lo spazio meno sistemico che possa esserci, è lo spazio più scomodo, no? Se tu puoi occupare un posto più comodo che ti permetta di andare in Parlamento e beneficiare dei vantaggi che ciò comporta, occupi quello. Evidentemente il ragionamento che fanno in larga parte è quello, credo, perché il paradosso sta tutto in questo aspetto, cioè il fatto che nessuno occupa quella posizione decisiva del sovranismo socialista e internazionalista, perché le sinistre si sono vendute al capitale, ormai è evidente, le destre sono liberiste nella loro massima parte, e manca quindi un polo che sappia riconiugare il socialismo e il sovranismo a partire dalla sovranità nazionale. In fondo, quando voi direte, se vi capiterà, la parola sovranità nazionale, patria, nazione, in chiave emancipativa e socialista, voglio dire, immediatamente arriverà il pio elettore di sinistra, quello che io chiamo il militonto, che vi dirà che sei fascista, no? E sarà perfettamente inutile dire che
patria o muerte era il motto di Che Guevara e Fidel Castro. Sarà del tutto inutile dirgli pacatamente che nel Novecento tutte le forme di comunismo e di socialismo sono esistite come socialismi e comunismi all'interno dello Stato nazionale, dal Cile di Allende, di cui ricordiamo la tragica scomparsa, fino alle socialdemocrazie scandinave, passando per la Bolivia di Evo Morales e così via. Sono tutte forme di comunismo o socialismo fondate sulla patria e sulla nazione, e laddove invece il cosmopolitismo è l'ideologia della classe dominante. Il microfono... Pardon. Io cito sempre un discorso di Palmiro Togliatti, insospettabile di fascismo, credo, che all'indomani della guerra disse testualmente, c'è il discorso uscito su Rinascita, che il cosmopolitismo non c'entrava nulla con le classi lavoratrici italiane, era l'ideologia dei grandi capitali e dei banchieri, laddove invece il proletariato italiano era patriottico, perché trovava nella patria il proprio nerbo fondamentale, era il nerbo della patria. Ed è per questo peraltro che il Partito Comunista, prima di suicidarsi e di dare luogo al serpentone metamorfico che dal PCI l'avrebbe poi portato al PDS, DS fino al PD, alle lotte fucsia per il capitale, il PCI, quando era ancora il PCI delle classi lavoratrici contro il capitale, sempre difese la sovranità nazionale contro le ingerenze statunitensi e si oppose anche, quando cominciava a discutersi di Unione Europea in quegli anni, proprio all'idea dell'Unione Europea. Ci sono discorsi splendidi di Togliatti, di Basso, di Nenni, che rivendicano la sovranità nazionale, ma non in chiave nazionalista, ma in chiave di autodeterminazione del popolo e dei diritti sociali delle classi lavoratrici. E questo è il punto. In chiave democratica, certamente, di una democrazia socialista, chiaramente, che poi tra l'altro è quella che si è in qualche modo strutturata intorno al testo costituzionale italiano, che nasce intorno alla confluenza di tradizioni diverse, ma che mettono a punto alcuni temi, tra cui la sovranità nazionale, la democrazia e l'ambito del sociale, che è rappresentativo, è rappresentato al massimo nella Carta Costituzionale. Allora, Diego, tu stai per presentare, se non sbaglio lo farai domani mattina, no? Sì. Un nuovo movimento che si chiamerà Vox. Adesso ce ne parlerai e ci dirà che, perché Vox e cos'è questo movimento. E poi vorrei, proprio in chiusura di questa bella conversazione, sapere... che cosa accadrà da qui ai prossimi mesi? Cosa ti aspetti? Sì, dunque, preciso che io sono un filosofo, mi occupo di filosofia, quindi non ho e non avrò tessere di partito né ieri, né oggi, né domani. Quindi il movimento che nasce mi vedrà come compagno di strada, si sarebbe detto una volta, come teorico esterno rispetto al movimento. Però domani nasce questa nuova esperienza che si chiama Vox, non c'entra nulla il Vox spagnolo, è Vox Populi il nostro, un'altra cosa, che ha come proprio presupposto proprio quello di andare a creare la casella mancante, che dicevamo, di un socialismo sovranista, internazionalista, che ponga al centro l'attuazione della Costituzione italiana anzitutto, quindi democrazia e diritti sociali, un keynesismo molto ben strutturato come era quello del nostro testo costituzionale, che per attuarsi necessita evidentemente della sovranità nazionale. Quindi la nostra idea è quella di ripartire dal concetto di sovranità nazionale, da leggersi in chiave democratica e socialista. Questo è il punto fondamentale. Domani lanciamo questo progetto a Roma e speriamo che ottenga consensi e che diventi una forza in grado di rappresentare, di occupare quello spazio, perché è l'unico, a mio giudizio, che possa tutelare l'interesse nazionale. L'interesse nazionale significa l'interesse delle classi lavoratrici, dei ceti medi, di coloro i quali sono stati martoriati dalla globalizzazione e che, a proposito di futuro, lo saranno sempre di più, perché il prossimo passo, saranno due i prossimi passi, ma non ci vuole la sfera di cristallo per capirlo, sarà la patrimoniale e i porti aperti, essenzialmente. La patrimoniale, che non si sa perché passa per essere un'idea di sinistra, ma è curioso che sia Mario Monti a proporre la patrimoniale, la prova che non può essere di sinistra una cosa che propone Mario Monti. Se per sinistra intendiamo la difesa dei lavoratori, certo, se per sinistra intendiamo in realtà il fucsia, cioè il massacro dei lavoratori verniciato però con un po' di arcobaleno e di
tintura fucsia è un'altra cosa, ma la patrimoniale significa andare a colpire i ceti medi e coloro i quali hanno accumulato qualcosa col loro lavoro, perché l'hanno capito anche i bambini, credo. L'Italia ha un forte debito pubblico, ma l'Italia ha anche un forte risparmio privato, no? Mettete insieme le due cose e non è difficile capire qual è l'inconfessabile. È un forte certo patrimonio punto, immobiliare. Certamente, su cui la patrimoniale infatti si abbatte. Non è difficile capire quali siano le mire dei globocrati di Bruxelles, no? Evidentemente andare a pagare il debito pubblico con i risparmi privati, fare la patrimoniale e fare un'opera di massacro dei ceti medi già pauperizzati. E poi l'altra, porti aperti. L'altra, porti aperti. Precisiamo subito cosa vuol dire porti aperti. Allora io, anche qui, il pensiero unico domina incontrastato. Se non sei per i porti aperti, sei un odiatore dei migranti e uno xenofobo incallito. Non è così. Molto semplicemente ci sono varie sfumature nelle cose, si dicono in molti modi, ci sono molte gamme di colori in mezzo tra l'essere per i porti aperti da una parte e odiare i migranti dall'altra. E forse le due posizioni dei porti aperti e dell'odiare i migranti coincidono per molti versi, se considerate il fatto che quelli che vogliono i porti aperti sono quelli che si curano che i migranti arrivano, ma una volta arrivati non si curano minimamente di dove andranno a finire. Infatti, dove vanno a finire? Se andate nella piana di Gioia Tauro, io ci sono stato, ho visto con i miei occhi dove vanno a finire e non ho visto magliette rosse, arcobaleni, attici con bardi di sorta che protestavano. Ho visto il silenzio generale, un massacro organizzato di esseri umani di cui nessuno si cura più, no? Quindi forse coincidono le due posizioni. In mezzo sta la posizione che è la mia, che rivendica di aver compreso una cosa di per sé evidente, cioè il fatto che ci troviamo oggi in una nuova fase di colonialismo del capitale. Dovessi individuare le fasi del colonialismo del capitale, ne individuerei tre. La prima è quella del cosiddetto commercio triangolare, con cui gli europei andavano in Africa, facevano razzia di africani, li deportavano nelle Americhe e tornavano in Europa con i proventi. Una delle pagine più oscene della storia moderna. La seconda fase è quella studiata da Lenin, il colonialismo e l'imperialismo come fasi supreme del capitalismo, cioè vai nella terra madre degli africani, ne sfrutti le risorse spietatamente e torni in Francia o in Inghilterra con i proventi. Ora siamo, Lenin pensava che fosse quella la fase suprema, ce n'era un'altra in verità che è quella in cui ci troviamo ora, che è quella con cui bombardi i paesi africani, li privi delle loro risorse, li colonizzi con forme di occupazione anche monetaria, come è il caso del franco africano, con forme di sfruttamento, con forme di bombardamento imperialistico definito umanitario, come fu il caso della Libia di Gheddafi, ricorderete, nel 2011, no? Gli stessi che ora gridano porti aperti, c'è l'inferno in Libia, sono quelli che nel 2011 erano in prima linea a favore dei bombardamenti della Libia di Gheddafi, cioè da dove è scaturito l'inferno attuale. Bene, cosa avviene? Avviene che si destruttura l'Africa, la si pone in condizioni miserrime, gli africani vengono in tutti i modi costretti ad abbandonare le loro terre, sradicati, prendono la via del mare e vengono deportati spesso con l'ausilio di navi private, private sottolineo, allora nessuno è nato ieri, il privato si muove con una sola logica, no? Lo Stato può agire in nome del bene dei suoi cittadini ed è per questo che io non nascondo di essere assolutamente a favore di uno Stato forte che tuteli ogni cittadino e che ponga i diritti dei cittadini prima rispetto alle merci. Questo è il punto. Il privato invece ha un'altra logica, capite bene. La logica del privato si chiama business, profitto. Questa è la logica del privato. Ora, le navi sono private fino a prova contraria e quindi agiscono in nome del business. Ora, il punto qual è? Si favorisce questa deportazione di massa. Deportazione di massa, dove tra l'altro un tempo se chi aveva comprato gli schiavi li perdeva perché la nave andava sott'acqua, ci rimetteva il suo carico. Adesso se le navi affondano nessuno ci perde niente perché si sono dovuti mettere loro per mare pagando anche gli scafisti in molti casi.
cosa avviene? E qui c'è la funzione dell'immigrazione di massa, no? Intanto, a proposito di sinistra e lotta di classe, chiedo di dirmi almeno uno, non due, un vantaggio che dall'immigrazione di massa viene agli operai di Fiat Mirafiori, perché si parla tanto di migranti che vengono a pagare le pensioni, di migranti che fanno bene alla classe lavoratrice. I migranti servono al capitale per avere masse di esseri umani da sfruttare senza pietà nei campi di pomodoro. Oppure si dice per fare quei lavori che gli italiani non vogliono più fare. E questo è un altro grande teorema falso, perché in realtà non esistono, credetemi, lavori che gli italiani non vogliono più fare. Esistono salari e condizioni che gli italiani non sono più disposti ad accettare, che è un'altra cosa. E l'impiego dei migranti avviene esattamente in questa logica. Da un lato c'è il discorso falsamente umanitario dei deportatori di migranti, e poi in realtà c'è il volto mefistofelico di chi li deporta per metterli nei campi di pomodoro a morire, come dicevamo poc'anzi, col caporalato, o che li utilizza, questa è la seconda funzione dell'immigrazione di massa, per abbassare i salari della classe lavoratrice in quanto tale. Perché se tu, operaio di Fiat Mirafiori, eri abituato a lavorare a 10 euro all'ora, supponiamo, con tutta una serie di garanzie e di conquiste salariali che ti erano dovute anche al conflitto di classe, al nonno che scendeva in piazza, a un partito comunista forte, se ora devi competere con chi fa il medesimo, senza coscienza di classe, senza consapevolezza delle battaglie passate, a 3 euro all'ora, è evidente che non sarà lui a beneficiare della tua condizione, ma sarai tu a doverti abbassare a quella. Terza funzione dell'immigrazione di massa, che è quella che viene alimentata quotidianamente dal Ministero della Verità, creare conflitti orizzontali fra gli ultimi, spezzare la classe lavoratrice favorendo conflitti fra autoctoni e migranti, di modo che si scambino per amici i nemici e per nemici gli amici. Questa è la funzione fondamentale. Ora l'operaio di Fiat Mirafiori penserà che il suo nemico sia chi sta peggio di lui e non chi dall'alto sfrutta entrambi. Questo è il segreto dell'immigrazione di massa come arma di immigrazione di massa nelle mani del capitale. Per questo oggi chi critica il capitalismo approvando l'immigrazione di massa fa già il gioco del capitalismo, proprio come chi critica l'immigrazione di massa senza dir nulla sul capitalismo e sulla classe dominante fa allo stesso modo il discorso del capitalista in qualche modo. Ripeto, l'ho detto, lo ripeto per evitare ogni ambiguità, i nemici non sono i migranti, ma chi costringe i popoli allo sradicamento, alla migrazione. Il nemico non è chi fugge, ma chi costringe i popoli a fuggire. Il nemico non è il disperato, ma chi getta nella disperazione i popoli. Per questo il nemico sono i signori del capitale che stanno letteralmente producendo questa deportazione di massa di migranti, che è gestita, no? L'obiettivo, posso ancora dire una cosa? Sì. L'obiettivo, evidentemente, con buona pace dei soloni del moralismo plus immigrazionista, l'obiettivo non è quello di far diventare i migranti come noi. L'obiettivo è esattamente quello opposto, è far diventare noi come i migranti. Cioè l'obiettivo è quello di distruggere il concetto di cittadinanza. Cittadinanza vuol dire che tu sei cittadino di uno Stato nazionale, hai dei diritti e dei doveri che ti pertengono in quanto cittadino. E non importa se tu sei operaio o proprietario. Il diritto alla sanità, ad esempio, ti pertiene in quanto tale. Il modello del capitale è quello di distruggere la cittadinanza per ridurci tutti al rango di migranti apolidi senza stabilità, precari lavorativamente, migranti antropologicamente, privi di ogni stabilità esistenziale. I nostri giovani vivono già alla stregua di migranti, sono anzi educati a vivere come migranti, no? Con i programmi Erasmus, sono rieducati a una sorta di leva immigrazionista che li fa laurearsi in ingegneria per andare poi a fare i lavapiatti a Londra o a Berlino, no? Questa è la realtà della fuga dei cervelli, che
i giovani dovrebbero ribellarsi rispetto a questo, evidentemente, invece credono che ci sia qualcosa di cool e di emancipativo, perché la mega macchina del consenso li induce a pensare in questa maniera. Da questo punto di vista stiamo già diventando tutti come migranti. Dico un'ultima cosa, vi ricorderete che negli anni 90, ma anche prima, si parlava di immigrati e di emigrati, no? Ora di migranti. Il filosofo Heidegger diceva che noi siamo parlati dal linguaggio, che in realtà è la realtà che parla attraverso di noi. Allora, la differenza qual è? Che l'immigrato o l'emigrato hanno una direzione precisa e hanno un participio passato che dice il fatto che la migrazione, una volta compiuta, dà luogo a una riterritorializzazione. Io vengo da Torino, come si diceva, Torino è stata una città di immigrati che giungevano a Torino, si riterritorializzavano a Torino e adesso, se andate a Torino, sono cittadini a tutti gli effetti di Torino. Con una direzione, immigrati o emigrati, con un compiersi del movimento. Il migrante invece non ha direzione e soprattutto, come suggerisce il participio presente, non si stabilizzerà mai. Il migrante non si radicherà mai in un territorio, sarà permanentemente in movimento, sarà in movimento perpetuo, una sorta di moto browniano nel piano liscio del mercato globale. Questa è la condanna per tutti noi, giovani e non giovani. Del resto, oggi, se si è considerati giovani fino a 60 anni, è perché si è precari fino a 60 anni, si è migranti fino a 60 anni. Poi di colpo si va in pensione per chi ci va, o comunque si diventa anziani. Non c'è più la fase della maturità. No? A me dicono sempre, come sei giovane, 36 anni, veramente dovrei essere maturo nella scansione naturale della cronologia esistenziale. Invece si è giovani perché essenzialmente si è precari fino a 60 anni. La maturità era la fase in cui ci si stabilizzava sentimentalmente, matrimonio e famiglia, professionalmente, lavoro fisso, politicamente, cittadinanza attiva e partecipativa. E oggi invece sparisce la maturità, si vive come eterni migranti, precari, sradicati anche sentimentali e così via. Ecco, credo che pensare altrimenti significhi provare a scardinare le mappe dominanti, a vedere come molto spesso ciò che ci appare normale semplicemente perché capita tutti i giorni non è affatto normale. Proseguiremo ancora per tanto tempo. Sì, avremmo mille domande da fare. Infatti, io stavo dicendo 100, ma effettivamente forse è più corretto il tuo numero che il mio. Ad ogni modo, io il volume, volevo spendere due parole sul volume per quanto riguarda l'apprezzamento che ho avuto nel leggerlo. Guardate, offre una chiave di lettura del presente che è semplicemente, a mio parere, imperdibile. Il valore di questo volume va al di là di ogni logica, regola di mercato o al di là di una di ogni qualsiasi parola anche che una persona possa spendere in favore del pensiero del professore Fusaro e del valore dello stesso. Quindi per me aver avuto la possibilità di presentare questo volume, quindi aver avuto un motivo in più, uno stimolo in più per leggerlo, è stata un'opportunità che mi spinge a dire grazie al professore. Io direi di chiudere così con un applauso e di, se volete leggere ciò che il mainstream non scrive e non vi fa leggere, e mostra il... Eccolo io, Pensare altrimenti, di Diego Fusaro, che ringraziamo di essere stato qui a Vibbo. Mi auguro di rivederti spesso qui in questa città che ha tanti problemi e ha bisogno molto di dissentire e di ribellarsi a determinate logiche. Grazie a voi che avete assistito a questa conversazione. La serata continua, adesso c'è cibo e tradizioni, il Sud che amiamo, un altro appuntamento, un altro convegno. Buona